tutti! Ciao! Siamo appena arrivati al Family Hotel La Grotta a Vigo di Fassa e questa è la nostra camera da letto! Per una notte! Domani la cambieremo e ne proveremo una diversa, ma intanto fatemi vedere com'è questa! Ok! Allora, iniziamo dal sotto così almeno... Cosa c'è qua sotto? Sotto questo albero? Qui sotto c'è innanzitutto una bella luce che io userò. Ma è un rifugio, Daniel! Sì, è un rifugio! Infatti qua c'è la... C'è anche la finestrella! Ciao! Poi? Questa è la camera volpe. Ah, qua c'è il papà! Ciao papà! Poi qua c'è il ripostiglio, vabbè, per mettere tutti i bagagli. E Alissa dov'è? Dov'è Alissa? Ciao! Questa non è una camera da letto, ma è un balcone unico per guardarci. Ci dormirò io qui sopra. Tu dormi qui? Sì, io dormirò qui sopra. E ci sono tante lucette. Però wow! Che bella! Ma poi guarda là, sembra che stai per spuntare il sole. Guardate, ci sono le sedie anche a forma di volpe, visto che questa è la stanza volpe. Andiamo a vedere dove dormiremo io e papà. Ecco la nostra stanza ed anche la vasca idromassaggio in camera. Non avremo il letto fatto ad albero, però è bella lo stesso, vero? Ma poi guardate, invece di esserci il pavimento c'è l'erba. Qui c'è il bagno, bellissimo. Qua ci sono io. Ciao! Qui è per fare la doccia. Sai che tra poco andiamo giù a mangiare la cena dei bambini? Sì, anzi, mettetevi le scarpe che vi stanno aspettando. Sono qui, scusa. Quello è il bagno. Chissà domani che avventure ci aspettano sulla neve. Sì, io mi lancerò una pallina in faccia. Oddio, si preannuncia una guerra spietata. Beh, comunque adesso andiamo a cenare, dai. Mentre i bambini stanno facendo la cena dei bambini, per me e il papà hanno detto che ci aspetta una cena particolare. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Un cocktail dentro un bicchiere fatto di cera. Bellissimo. Adesso assaggio. Che buono. Dai, andiamo a dormire che oggi abbiamo già fatto tante cose. Vediamo un po' il lavoretto che hai fatto. Oggi Alissa e qui ci sono le zampine, questo è tutto il resto della bocca. E poi questa collana anche tua che c'è scritto La Grotta come questo hotel. Vediamo un po' che lavoretto hai fatto tu all'animazione. Il gatto via. Il gatto via. Tiene in mano con le zampine, si vedono pure le zampine con le, sì? Con le unghiette che tengono in mano la D. La D di? Dai, andiamo a letto adesso. Eccoci qua, il nostro primo risveglio sulla casa sull'albero. Com'è andata la notte? Benissimo. Avete dormito bene nelle vostre tane? Sì. Siete pronti per andare a sciare? Sì. E allora andiamo, dai. Eccola la buffetta. Andiamo a noleggiare l'attrezzatura. Ok, siamo quasi pronti per andare a sciare. Abbiamo noleggiato l'attrezzatura qui da Rent & Go, vicinissimo all'hotel La Grotta. Sono stati gentilissimi. Ecco qua i nostri scarponi. Non vedo l'ora di andare a sciare. È la prima volta poi che vado a sciare. Sei emozionata? Sì, pure io. E soprattutto mi hanno dato gli sci più veloci e più belli. È partito. È partita la funivia. Eccoci, siamo quasi arrivati. Eccoci qua, questo è il Kinder Park Ciampedie. I bambini possono restare qui, sono con gli istruttori, possono giocare, dopo li portano a sciare e dopo vi riportano direttamente in albergo loro. Mi raccomando, divertiti. Anzi, perché non mi fai vedere qualche gioco di questo parco? Quanti giochi! Ma ci sono anche i trampolini per saltare! Eccole qui! E guarda Daniel che sta facendo laggiù!
Cosa vuoi fare con quella palla di neve? Cosa vuoi fare? Ah! Come hai osato? Basta che sennò ti entra la neve nel collo. Ciao, ci vediamo dopo. Ci vediamo in albergo. Ciao. Hai imparato già qualcosa? Sì. Cosa ti ha insegnato? Mi ha insegnato che quando si deve andare giù per la neve devo andare da così e poi... E come si chiama questa mossa? Spazzaneve. Ah! Mi ha beccato! Eccoli che tornano dalle piste. Ce li riportano fino in albergo. Daniel, già lo vedo che sta chiacchierando. Lì preparano la crepe, ci sono i panini. Eccoli! Ciao, bentornati! Siete stanchi? Dai che adesso vi mangiate una bella crepe e vi ricaricate. E poi andiamo subito alla sala giochi. Ma quella non è una crepe! È un panino con la mortadella! Grande Alissa! Io sto imparando a sciare e mi sono divertito un sacco, non vedo l'ora di andarci. Invece da me sono andata dritta ma è caduto. Beh, Daniel un po' caduto, però meno male che c'era il maestro. E sì, c'era la neve che l'ha salvato perché era morta. Ti sei fatto male? No. Eccoci invece adesso nella stanza della marmotta, che è la stanza in cui dormiremo questa notte e anche domani. Anche questa è carinissima, c'è il tavolinetto, ovviamente con la marmotta, tutto a tema marmotte, la TV anche qua e anche qua il letto a castello a forma di alberello. Questo è il bagno e la cosa bella è che c'è un lavandino grande per i grandi e poi c'è anche il lavandino piccolino più basso per i bambini. Pure io. E questa stanza qui vi piace? Sì. Cosa hai trovato lì? Cosa hai trovato? Una caramella. Bello. Adesso che è giorno, sì che uno si può godere anche il panorama. Andiamo a sciare, poi rimaniamo a pranzo e mangiamo cotolette e patatine. Ti fanno vedere, Daniel? Eccola. Oh, che amore. Questo gatto ci sta seguendo da circa un chilometro. Se noi ci fermiamo, si ferma. Ah, ecco, se n'è andato di qua. Eccolo, è sceso dall'altra parte. Cosa c'è? Facendo? Cosa stai mangiando? Cosa stai mangiando? Cosa? Cosa? Sì, lo voglio. Mi dai un assaggino? Grazie. Buono. È sera. Primo classificato. Ho due medaglie perché una è pure per Alissa. Una è pure per Alissa, vediamola. Che bella.
Fammi vedere cosa hai fatto per papà. Ma è lui, è un suo ritratto. Sì, però versione Superman. Superman. Bellissimo, dai, andiamo a cena.